piacere ritornare con voi a fare quattro chiacchiere. È stata una bella notizia anche per me. Effettivamente sono nell'ambiente da un po' di tempo, ma non mi aspettavo che comunque, diciamo, questa chiamata arrivasse così in fretta. Se hai un sogno e hai, diciamo, tanta determinazione, alla fine col giusto impegno e con la giusta caparbietà, ho visto sulla mia pelle, ma comunque sulla pelle anche degli altri, anche di tantissimi altri ragazzi con cui mi trovo a parlare, che alla fine poi si arriva dove si vuole. Questa è una regola che vale un po' per tutti i campi, non solo per quanto riguarda l'ambito calcistico, ma a 360 gradi. Allora, tecnicamente io mi occupo del lato commerciale che sta dietro il Liverpool in questo caso, ma l'ho fatto anche nei precedenti ruoli per quanto riguarda il West Ham femminile e poi per le Lionesses, che era il Millwall femminile. Quindi tutto ciò che riguarda un po' l'area sponsorizzazione, quello che vediamo, diciamo, sulle pettorine, negli stadi, cioè tutta l'area economica che si interfaccia intorno alla sfera economica del club. E diciamo, io mi occupo insieme ad altre persone, ovviamente, di far quadrare un po' tutte le cose. Sicuramente ci deve essere un buon impianto dietro che sia capace di portare buoni accordi di sponsorizzazione, buoni introiti per il club, in modo che più soldi entrano nel club, più poi ci siano soldi da investire per il lato sportivo, sia per la campagna acquisti, sia per pagare gli stipendi ai calciatori, e questo poi ne determina una caratteristica fondamentale poi per un club di successo. E dopo un paio d'anni di lavori, diciamo, che non mi rendevano felice, decisi di lasciare tutto, di fare un master che riguardava poi l'organizzazione, il management del mondo calcio e sport in generale, e poi piano piano sono arrivato a fare un percorso duro ma soddisfacente, perché poi alla fine non è stato nemmeno così lungo poi, se lo vogliamo dire. Tutto cominciò nel 2019, poi grazie al master che ho fatto alcune esperienze importanti con dei club importanti come l'Olympique Lione, il West Ham, e poi è cominciato, diciamo, la carriera calcistica vera e propria. C'era stata qualche altra chiacchierata con qualche altro club, però in questo momento, visto la mia vita professionale, diciamo che ormai vivo in questo posto da un po' di tempo, vedevo nel Liverpool quell'ulteriore salto di qualità che non avrei fatto altrove, e quindi ho preferito continuare con l'Inghilterra per un po'. Poi nella vita non si sa mai. Qual è un tuo saluto che vorresti lasciare ai tuoi concittadini in ultimo? Saluto tutto il territorio e con l'augurio che, diciamo, presto possano tornare ad essere più tranquilli, visto che ora, diciamo, sono un paio d'anni che le persone vivono un po' con il terrore. Un messaggio di speranza, di saluto e che ci vediamo presto, non saprei che dire.